GF VIP 2, la finale senza Belen. Il pubblico, o delle Lisobos arrivi in Zuiden. Secondo il pubblico il vincitore sarà Odeleli Sobossari. La finale sarà senza Belen, la notizia della sua presenza era falsa. La finale del cancelletto Grande Fratello VIP 2 andrà in onda oggi, 4 dicembre 2017, mancano quindi pochissime ore e si saprà chi è il vincitore di questa seconda edizione. Intanto il pubblico cerca di indovinare e tra i favoriti dei telespettatori spiccano Cancelletto Giulia De Lellis e Daniele Bossari. La finale era attesa anche perché si era diffusa la notizia della presenza di Belen, notizia che è stata dichiarata falsa ed erronea. I favoriti del pubblico, De Lellis e Bossari. Mancano poche ore alla finale del Grande Fratello VIP 2 e i telespettatori, soprattutto attraverso i social network, cercano di indovinare chi possa essere il vincitore dell'edizione di quest'anno. A contendersi gli elogi del pubblico sono per ora due nomi, ovvero quelli di Giulia De Lellis, video, e Daniele Bossari. In realtà la preferita di chi segue il Grande Fratello sembra essere proprio la prima, anche se Bossari è in risalita. Tra i quattro finalisti sicuri ci sono, oltre ai due favoriti del pubblico, anche Ivana Mrazova e Aida Jespic ed infine sarà scelto un quinto finalista tramite il televoto, tra Luca Onestini e Raffaello Tonnon. Chi vincerà? Questo si scoprirà solo seguendo la puntata. La smentita su Belen. Ad animare l'attesa della puntata finale del Grande Fratello VIP è stata anche una notizia poi smentita che si è diffusa ultimamente, soprattutto sul web ma anche sui quotidiani. Tale notizia riguardava la presenza di Belen Rodriguez, video, come ospite della puntata finale, cosa non vera e diffusasi per errore del settimanale Chi. Arrivata, infatti, la smentita di Chi, settimanale diretto da Alfonso Signorini, non sarà ospite. È stato un errore di battitura del giornale. Spiegheremo sul prossimo numero di Chi. La precisazione era già avvenuta con una frase pubblicata su una fanpage su Instagram di Cancelletto Belen Rodriguez, che aveva scritto che la notizia riguardante la sua presenza alla finale del Grande Fratello era una bufala. La notizia errata si era diffusa velocemente, di social in social. Insomma, una buona parte del pubblico attende con ansia la finale del Grande Fratello VIP 2 per sapere chi sarà il vincitore. Se una parte dei telespettatori è stata delusa dalla falsa notizia su Belen, la maggioranza si interroga su chi si aggiudicherà una delle edizioni più discusse di sempre. Giulia De Lellis in testa, dopo aver affrontato tempeste mediatiche notevoli e Daniele Bossari, come lei nel cuore di milioni di italiani,